Ed eccoci a un'altra puntata di Amaranto World che apriamo insieme al nostro esperto consulente tecnico giornalistico, che è Giorgio Sofini, ormai lo conoscete. Siamo a parlare dopo, a freddo, diciamo così, di quel che è successo in Arezzo Provercelli dal punto di vista tecnico-tattico, direi, più che dell'emozione del momento. E di che cosa succederà a Novara giusto domenica? Allora, partiamo dalla partita che è stata. Come l'hai visto? È stata una partita diversa, per esempio, da quella di domenica contro il Cuneo. Quindi c'è stato intanto un cambio di giocatori, tre giocatori nuovi e neanche quelli che ci aspettavamo, perché tre l'aveva, diciamo, annunciati, Io invece me l'attaccante. l'aspettavo, avevo fatto la stessa formazione che ha fatto poi dal canto. Comunque tu dici a Anche freddo, Zini ti aspettavi? sì, perché, tu dici a freddo, invece io ho ancora il cuore caldo, sinceramente. Certo, vabbè, quello. Per l'emozione di ieri, penso che come me molti che erano presenti allo stadio avranno le stesse emozioni, perché sono partite che lasciano il segno, non solo in classifica. E credo che l'Arezzo, come dice dal canto, è un progetto che sta sbocciando e che vittorie come queste, sofferte come queste, danno ancora, credo, la possibilità di crescere a questa squadra in modo importante. È stata sicuramente un'esperienza importante, anche perché ad oggi, fino a oggi, di certo è l'avversario più forte che l'Arezzo ha incontrato. Esatto, è proprio così Gianni, cioè nel primo tempo e per tutta la partita abbiamo faticato perché ci siamo misurati con un avversario dei più forti in categoria, un avversario che punta dichiaratamente alla massima, alla Serie B e quindi anche questo ha un peso. Ha un peso e secondo me l'Arezzo nel primo tempo dopo il gol ha addirittura dominato la partita. Cioè io ero convinto nel primo tempo che Arezzo con un pochino di determinazione e consapevolezza in più nelle proprie capacità offensive, lì forse un pochino mancato, poteva, l'ha detto lo stesso dal canto, poteva addirittura mettere in frigo la partita nel primo tempo, anche se poi il raddoppio l'abbiamo trovato nella ripresa e quel gol, diciamo così, un po' regalato, l'ha riaperta 20 minuti, alla fine ci ha fatto soffrire, però quei 20 minuti di sofferenza sono stati poi Utili alla fine. utili alla fine e anche a rendere più bella la partita, perché insomma poi il gol Ma di sì, 3-1 è stata una sono poi stati liberazione, una serie di episodi che, come al solito, hanno determinato la partita, anche se la partita tutto sommato è stata equilibrata. Ricordo la parte iniziale dove l'Arezzo ha un po' sofferto, la forza proprio dell'avversaria, perché la Provercelli guadagnava metri e l'Arezzo era un po' timido Sì, inizialmente. Per 20 minuti. la forza è fisica e l'organizzazione, anche perché effettivamente erano messi bene in campo, era difficile trovare dei varchi. Però non abbiamo perso mai la no, Però tranquillità, forse sì, ma la sicurezza in qualche modo interiore che ce la potevamo sì, ma fare. vedi, conta, si diceva anche prima a freddo, cioè prima, conta molto l'atteggiamento psichico, la testa con cui, cioè l'Arezzo il gol l'ha liberato e secondo me l'ha sciolto da dei timori di affrontare anche una squadra che era realmente forte, ma anche la supponevi forse Un gol forte. un po' fortunoso, va detto, E però cercato. un gol un po' fortunoso, però fatto da un giocatore che al suo quarto gol, il nostro capocannoniere, quel ragazzino Ma no, ma che poi è andato lei a tiro senza pensarci ha tirato una troppo. gran bella botta, perché c'ha la botta, perché c'ha non solo, diciamo, il Parliamo di colpo, Buglio per chi, parliamo di Buglio ovviamente, che è naturalmente. l'autore del primo gol, insomma, cioè la deviazione è stata possibile perché aveva tirato una bella botta, se no sarebbe arrivata tra le braccia di Nobile, Voglio quindi. fare due esempi di calciatori che ad oggi si sono distinti, al di là del valore assoluto, no? Ma come
forse sopra a quello che si pensava al di sopra come rendimento, e cioè sia Buglio che anche Pinto, che piano piano è diventato quasi un veterano, è un ragazzo Pinto, non ce lo dimentichiamo, fa degli errori come ragazzo, però ha un atteggiamento, è una sicurezza, un modo di comportarsi, e tra l'altro un ottimo sinistro, va detto anche questo, che ne fanno quasi un veterano in campo. Hai ragione Gianni, io però ai due ci aggiungerei anche il terzino sinistro Sala e anche Basi, perché ieri ho rivisto molto volentieri in campo e secondo me dopo un avvio un po'. Era il momento di rimetterlo in campo, aveva sofferto la situazione dell'espulsione di Siena, anche psicologicamente, un ragazzo del 99, il più giovane di tutti, però era il momento di rimettercelo e ha avuto coraggio dal canto a giocare con questa formazione contro una squadra che sapeva essere forte, lo sapeva benissimo. Non c'è dubbio, ma cioè, Buglio, lasciamo per, è il mio pupillo dall'estate, ma Basit, per quello che riguarda Basit, è un giocatore importante, molto importante per Arezzo, a parte in prospettiva anche lui è un giocatore di sicuro interesse, ma aggiunge fisicità, ha caratteristiche che in quel centrocampo non ha nessuno. E forse proprio la sua timidezza iniziale ad aver dato più forza alla Provercelli in fase iniziale. Quando lui si è sentito più sicuro, ha preso il gioco, anche nel secondo tempo lui è stato una diga importantissima, per esempio, cosa che insomma ci rallegra. Però abbiamo finito il tempo del primo spazio e ci vediamo nel secondo, andiamo in pubblicità.